Oggi parliamo della pianificazione dell'allotment. In questo ultimo mese mi sono data da fare per definire gli spazi del mio plot. Ovviamente ci sono già delle parti che sono pressoché definite, ovvero c'è lo shed che andrà cambiato, però occuperà comunque questo spazio. Ci sono dei cespugli di bacche e frutti, piccoli frutti che non smuoverò per ora. E poi c'è la compostarea che al momento occupa tutto questo spazio, ma io vorrei ridurla a questa fila qua. E quindi mi sto dando da fare per pulire tutto questo spazio qua e renderlo accessibile. Poi però ho anche definito le aree che vorrei coltivare. Ho fatto prima qualche schizzo qua, giusto per vedere, per avere una sensazione di cosa avrei potuto fare, in che modo avrei potuto muovermi. Ho definito 6 aiuole strette e lunghe lungo tutto il contorno e poi altre 6 più grandi all'interno, proprio al centro del mio appezzamento. Queste 6 aiuole più grandi sono in realtà veramente grandi, nel senso sono 2 metri per 2 metri. Lasciandole così, senza un passaggio all'interno, mi riuscirebbe difficile lavorare proprio al centro di questa aiuola, per esempio, ma credo che successivamente potrò poi suddividerle e fare dei passaggi intermedi qua dentro. Mentre invece mi interessava definire con maggior sicurezza lo spazio tra le zone principali, che è di 80 centimetri. Questo mi dà la possibilità di accedere con una carriola, se voglio, ma anche lavorare liberamente a mano senza cadere dentro queste aiuole. Ma adesso spostiamoci nell'allotment e andiamo ad occuparci della compostarea. Oggi c'è un bellissimo sole e sto sminuzzando tutti questi rami che avevo tagliato i cespugli lì dietro, perché voglio accedere a questa zona qua che sarebbe la zona compost, ma ovviamente quelli sono troppo grandi per essere compostati da soli, devo proprio sminuzzarli bene e per adesso li sto mettendo a lato in quel bidone lì. Ecco, Goffredo sta sminuzzando tutti i pezzettini di gooseberries, di uva spina che abbiamo tagliato l'altra settimana, così poi restano qua e occupano molto meno spazio. Bravo Goffredo, continua così. No way, c'è una farfalla dentro i pezzi che sto tagliando. Ciccino, è freddo. Idea sperimentale è di mettere tutti quei rametti che abbiamo sminuzzato in questo avvallamento che, come vedete, è decisamente molliccio, che è proprio un avvallamento del terreno, tutta l'acqua scorre qua e non si può camminare. Ecco la prima secchiata di rametti che vado a posizionare lungo la zona di passaggio tra il compost e le aiuole. Fa un effetto stranissimo, sembra un tappeto di gomma, ma almeno è asciutto. Ma i rami delle potature erano solo lo strato superficiale della compostiera, sotto c'erano diversi altri strati e purtroppo anche tanta altra plastica che è stata sotterrata tra rami, foglie, paglia, eccetera. Ma questo devo cercare di toglierlo. Vedete, però sotto ce n'è di compost, perché comunque se n'era formato già abbastanza.
ed ecco che finalmente la pila di legna si sta diminuendo e qua sto raccogliendo buonissimo compost per le mie aiuole. Oh, finalmente anche qua si vede qualche differenza. Siamo riusciti a spalare un bel po' di compost, rimuovere tutta quella struttura che c'era qui in mezzo di pallet. Quelli sani li sto accantonando lì e ho messo questi due a muro, poi magari li sposto qua, non lo so. Questi qua penso che siano sani, devo ancora rigirarli dall'altra parte perché voglio avere la superficie con più legno da questa parte. Però è già andato giù di tantissimo e tutto questo era buonissimo compost. Questa è ancora una pila di roba che purtroppo è piena di rami e cose che non si sono ancora decomposte, più qualche erbaccia, quindi devo poi selezionarla, togliere e fare. Però wow, è già tantissimo. Parlerò accuratamente del compost, di come si fa e del perché è prezioso in un altro video. Volevo solo far vedere la differenza col terreno argilloso che abbiamo qui nelle aiuole. Compost, terriccio argilloso. Più scuro, friabile, pieno di sostanze nutritive. Un ammasso di argilla bagnata e compatta. Qua sto prendendo le misure, piantando dei picchetti per delimitare e demarcare le mie aiuole, e infatti misuro tra una canna di bambù e l'altra gli 80 cm che mi servono. Attacco un filo qua al bambù e lo porto a tendersi all'altro picchetto per altri 80 cm. Dov'è? Qua. E poi ancora, finché non delimito tutte le mie aree e posso iniziare a lavorare dentro. Ho iniziato smuovendo tutto lo strato superficiale del terreno per rompere le zolle di argilla e rimuovere alcune erbacce alla radice. Successivamente ho distribuito sulla superficie lavorata delle tame. Questo darà nutrimento al terreno, ma soprattutto lo renderà meno compatto. E qui lo sto rigirando, mischiandolo col terreno. Infine, questa è la parte che preferisco, vediamo l'allotment come l'avevamo lasciato a novembre e come si è trasformato in questi giorni di dicembre con la lavorazione delle mie aiuole. Grande soddisfazione, adesso inizia ad assomigliare ad un orto. Se vi è piaciuto questo video o avete domande, scrivetele nei commenti e ciao, alla prossima!